anche i risultati di Serie B e le sfide che sono andate in scena nella giornata di sabato, perché torna alla vittoria il Pisa dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro la Juve Stabia. Si impongono gli uomini di Inzaghi per 3-1 sul Cesena, una vittoria netta anche per il Sassuolo, che batte per 6-1 il Cittadella. Torna alla vittoria anche la Carrarese, ottiene 3 punti fondamentali, 1-0 contro il Frosinone, e poi lo Spezia che vince per 1-0 sulla Reggiana. Le gare in programma per la giornata di oggi sono 5 le sfide che andranno a completare questa 8ª giornata del campionato di Serie B. Ma ci torniamo su quanto è accaduto in campo, andiamo a rivivere insieme tutti i gol del sabato di Serie B. Torna a vincere il Pisa 3-1 contro il Cesena e consolida così la vetta della Serie B. Nerazzurri avanti dopo 23 minuti, la rete con il piattone destro è di Lind. Al 38esimo il raddoppio dei padroni di casa e poi firmato da Canestrelli in mischia. In avvio di ripresa al 3-0 per gli uomini di Pippo Inzaghi porta poi la sfortunata firma di Donnarumma a 15 dal termine e poi Prestia a siglare il 3-1 finale. Vince di misura poi lo Spezia secondo, che trova il successo contro la Reggiana grazie alla rete di Francesco Pio Esposito. In goleada trova poi 3 punti il Sassuolo contro il Cittadella, gara che si sblocca al 4° minuto. Il timbro è di Mulattieri, che approfitta di un errore del portiere ospite. Al 17esimo il pari del Cittadella porta poi la firma di Vita con una super conclusione dalla distanza. Nella ripresa Sciomero Verde apre Volpato al 55esimo con un sinistro volante. Al 63esimo e poi Torsvet dal dischetto a trovare il 3-1 5 minuti ed è poi Pierini dalla breve distanza a fare 4-1 che diventa 5-1 al 72esimo. Il timbro dagli 11 metri è di Lorienté all'82esimo e poi ancora Torsvet a segnare approfittando dell'assist del rientrante Berardi e appoggiando in porta il pallone che chiude il match. Vittoria di misura poi per la Carrarese, che passa allo stirpe contro il Frosinone grazie a Cicconi, abbandonando così l'ultimo posto in classifica. Dunque, 3 punti importanti per Pisa e Spezia. Pisa che consolida la vetta della classifica, si porta a 19 punti, lo Spezia ne ottiene 3 e si porta a 16. 3 punti importanti anche per il Sassuolo, che si piazza lì in terza posizione in classifica. Una vittoria che pesa sulla classifica anche per la Carrarese, che si porta così a 7, aggancia Catanzaro e Cittadella, in attesa chiaramente di capire poi come cambierà la classifica definitiva al netto delle gare che si disputeranno nella giornata di domenica. È stato